Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo episodio di The Sims. Nell'ultimo episodio Jessica era alla ricerca di un fidanzato che però non ha trovato. Ho aperto un sondaggio e ho chiesto quale poteva essere secondo voi il fidanzato ideale per Jessica e tra tutte le risposte ha vinto Crea un Sim personalmente. E quindi ho creato un Sim, un ragazzo che sarà poi il fidanzato di Jessica, diventerà il suo fidanzato. E questo Sim, che si chiama Mark Parisi, è venuto ad abitare nel suo stesso palazzo, sul suo stesso piano, nell'appartamento insomma accanto al suo. Quindi adesso vi faccio vedere come l'ho arredato, perché l'ho completamente ristrutturato, l'ho completamente sistemato, ho cambiato tutti i mobili, ho cambiato i pavimenti, il colore delle pareti, e insomma vi faccio vedere sia il ragazzo ma anche l'appartamento. Partiamo dall'appartamento. Gli sono rimasti 12.290 simoleon, ma in realtà non credo di giocare troppo con lui, mi concentrerò principalmente su Jessica. Comunque adesso insomma vi faccio vedere l'appartamento, quindi andiamo. Questo è l'appartamento di Mark. Come potete vedere, principalmente i colori di questo appartamento sono il nero e il bianco. Questo invece è l'appartamento di Jessica, che in questo momento non riusciamo a vedere perché nell'espansione vita in città non si può guardare, non si può curiosare nella casa degli altri. Quindi hanno l'appartamento veramente attaccato, le porte d'ingresso vicine, e questo insomma è l'appartamento di Mark. Questo è l'ingresso che dà sul soggiorno. Sono andata a mettere questo divano nero, un tavolino con il televisore, questo tappeto bianco che mi piace molto, poi ho appeso dei quadri, uno specchio, e dietro la televisione ho messo questo camino che mi piace molto, e sopra ho posizionato alcuni accessori, una chitarra, dei videogame e delle piantine. Poi c'è il corridoio che porta in cucina, e sul corridoio c'è la porta per entrare in bagno. Vi faccio vedere prima il bagno e poi la cucina. Questo è il bagno, molto semplice, ho messo una doccia, gli shampoo, il lavandino con lo specchio, questo mobiletto con all'interno degli asciugamani, i servizi, un accappatoio nero e un asciugamano sempre nero, e poi centrale ho messo un tappeto grigio. Mi piace molto semplice, però devo dire che mi piace. E poi c'è la cucina, anche questa sul tono del nero. Ho messo questo tavolino rotondo nero, due sedie nere, il frigo nero, insomma tutto nero. A differenza dell'appartamento di Jessica, qua sono già andata a mettere alcune decorazioni, come ad esempio la macchina per fare il caffè, questo vasettino che mi piace molto, molto in stile nordico, con i cucchiai per cucinare, i mestoli, questa tazza di latte, non so, di granita, non lo so, dei taglieri. Poi vabbè, il lavandino, il forno con il gas, e poi di qua ho messo altre decorazioni come ad esempio la tazza del caffè, un'altra tazza vuota che gli serve insomma tutte le mattine per fare colazione, un po' di ingredienti, di salsine, di spezie, eccetera. Poi sopra la cucina ci sono altri mobiletti con dei piatti, insomma cose così. Il frigorifero mi piace molto, lo trovo super moderno e sta veramente benissimo con il resto della cucina. Dal soggiorno si va in queste due stanze, quindi la camera da letto e la palestra. Gli ho fatto una piccola palestra, vi faccio vedere prima la camera da letto. Nella camera da letto ho messo un letto matrimoniale con questo copriletto che mi piace molto, due comodini ai lati, anche questi neri, con un giornale, la tazza di Starbucks, una macchina fotografica, e poi sotto ho messo due paia di scarpe, ho appeso anche qua dei quadri, delle lampade per far luce la sera, questa cassettiera molto bella, dove sopra c'è una stampante, un iPad, i suoi documenti, dei libri e una piantina, e poi qua c'è lo specchio. Poi sono andata a mettere anche questo computerino per regolare il riscaldamento e l'aria condizionata, perché trovo che rende la casa ancora più realistica. E poi subito dopo la camera da letto, come vi dicevo prima, c'è la palestra, che però non si può entrare direttamente dalla camera da letto, ma soltanto dal soggiorno. È ancora un po' spoglia, diciamo, perché ho messo semplicemente il tapis roulant, questa panca insomma per fare i pesi, e poi questo sacco arancio per tirare i pugni, il pungible credo che si chiami, però non ne sono sicura. E poi ho appeso un quadro e delle cuffie per ascoltare la musica, così quando fa tapis roulant si può rilassare anche ascoltando della musica per passare più velocemente il tempo, per non annoiarsi. Questo quindi è l'appartamento di Mark. Era l'appartamento, se vi ricordate, da ristrutturare. Infatti questo costa di meno a settimana, e come potete vedere ad esempio queste cose non ho potuto toglierle, questi tubi che sono veramente inguardabili, non si possono proprio togliere, quindi li lasciamo qui. E anche ad esempio in bagno c'era questo tombino insomma per far scendere l'acqua, anche questo non mi piace, però proprio non si poteva eliminare, quindi se l'è tenuto così. Ho scelto di farlo vivere sullo stesso piano, nello stesso palazzo, così si conosceranno più velocemente.
Eccolo ragazze, ve lo presento. Lui si chiama Mark Parisi e diventerà il fidanzato di Jessica. Ovviamente li faremo conoscere prima, però poi sarà lui il suo fidanzato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace. A me piace molto, lo trovo veramente molto molto carino, molto di più rispetto ai sim che si trovano preimpostati nel gioco. E ve lo faccio vedere anche più da vicino. Lui ha gli occhi con queste sfumature molto particolari, mi piacciono molto, sopracciglia scure, capelli scuri con il ciuffo di lato e un po' di barbetta. L'ho fatto un po' muscoloso, ma non troppo. Mi sono concentrata principalmente sui pettorali e sulle spalle. Non ho fatto una cosa troppo esagerata perché troppo muscolosi non mi piacciono. E per quanto riguarda il look quotidiano, è vestito in questo modo, quindi ha una maglietta bianca, questo giubbino di pelle nero, dei pantaloni neri e le all-star nere. Secondo me sta veramente benissimo vestito così. Per quanto riguarda invece il look formale, ha una camicia bianca con la cravatta, dei pantaloni con il risvolto, dei mocassini e un orologio nero. Anche qua lo trovo veramente molto molto carino. Per quanto riguarda invece il look sportivo, ha questa maglietta a maniche corte dell'Adidas, dei pantaloncini corti e delle scarpe sempre dell'Adidas bianche. Qua molto molto semplice. Per quanto riguarda invece il look da notte, ha questa maglietta a maniche corte grigia con disegnato questo teschio, questi pantaloni scuri e delle pantofole grigie. E poi per quanto riguarda invece il look da festa, abbastanza semplice in realtà, questa collana non mi ricordavo di avergliela messa, comunque maglioncino blu che definisce, che fa vedere insomma i suoi pettorali, i suoi muscoli, pantaloni neri abbastanza classici e queste scarpe sempre classiche con il tacco blu che riprende il maglioncino, si abbina con il colore del maglione e questa catena che... ma no dai, ci può stare, lasciamogliela. Per quanto riguarda invece il look da spiaggia, da mare, ha questi semplicissimi pantaloncini blu e bianchi con l'orologio della Casio dorato e sempre un'altra collanina al collo fatta in questo modo. Ecco qua, per quanto riguarda i suoi tratti, Mark è un uomo che vuole essere favolosamente ricco e infatti ha una sapienza affaristica. È un ragazzo un po' materialista, un po' snob, ma comunque è un ragazzo molto molto ordinato. Non vedo l'ora adesso di farli fidanzare, insomma di farli conoscere, perché secondo me stanno veramente molto ma molto bene insieme. Sono 10:30 di sera, domani Jessica inizierà il suo primo giorno di lavoro e se non ricordo male deve creare un profilo sui social media, quindi la facciamo andare al computer, le facciamo creare il profilo, quindi social network, crea un profilo sui social media. Perfetto, Jessica ha creato un nuovo profilo sui social media. Nella sfera dei social media è impossibile farsi notare senza essere presente online. Usa il tuo profilo sui social media per guadagnare follower, ampliare la tua rete di conoscenze e diventare una potenza online. Tra l'altro non so se sentite questo rumore, ma sono i vicini che fanno casino. Infatti le caratteristiche di questo lotto davano proprio vicini vivaci. E sì, per essere le 11 di sera c'è veramente un po' di casino, però vabbè. Facciamo finta di niente. Adesso Jessica vai a dormire. Dormi. Al momento c'è troppo rumore perché Jessica possa dormire. No vabbè, quindi andiamo dal vicino immediatamente. Chiedi di chiacchierare con Penny, invita a stare insieme. Da dove arriva questo casino però? Fatemi un attimo capire. Ah, arriva da qua? Dalla casa di Mark? Non ci credo. Bussa gentilmente o batti sulla porta? Batti sulla porta, dai, partiamo un po' così aggressiva, perché effettivamente per essere le 11:30 di sera sta facendo un po' troppo casino Mark. Vediamo un po' cosa succede. È veramente incazzata lei. Eccolo qua. Wow, come siamo carini. Vediamo cosa gli dice. È furente proprio per il casino, per la situazione del vicino sul pavimento dell'appartamento. Il fracasso proveniente dall'appartamento dei vicini è tale da ispirare solo insonnia e rabbia. Quindi, lamentati fortemente al volo. Lamentiamoci. Vai subito a lamentarti, Jessica. Non guardare la tele e vai a lamentarti con Mark, perché non è possibile un casino del genere. Guardatelo. Mi dispiace, hai ragione, è stato un comportamento irrispettoso. Proveremo a fare meno rumore, grazie di averci avvisati, è così che si comportano i bravi vicini. Meno male. Lui ha spento la radio, insomma ha abbassato perlomeno il volume, quindi adesso facciamo sistemare a Jessica tutto. Allora mangia maccheroni al formaggio, metti nell'inventario, non c'è nient'altro da ordinare, quindi poi la facciamo andare a letto.
come partenza con Mark non è stata proprio il massimo, però ho visto che lui, insomma, ha capito la situazione e si è comportato molto molto bene. Allora, vediamo se Jessica deve fare qualcosa, deve mangiare, quindi andiamo in cucina e facciamo, fai colazione, uova strapazzate con pancetta. Vai subito a cucinare perché dovrai iniziare anche a lavorare e, se non ricordo male, inizia a lavorare alle 9, quindi ha un po' di tempo per prepararsi, per fare colazione con calma. Voglio farla cucinare perché voglio farla anche migliorare dal punto di vista culinario, quindi probabilmente cucinerà sia per colazione sia per cena, ma anche per pranzo. Perché, come potete vedere, non è molto molto brava in questo momento, però piano piano imparerà, si migliorerà sicuramente anche su questo aspetto. E mangia con calma. Allarme in arrivo, Jessica De Angelis. Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Beh, andare a lavorare, ovviamente, vai al lavoro. Jessica ha acquisito alcuni nuovi follower mentre aggiornava il proprio stato sui social media. Jessica ha guadagnato 20 follower e ora ne ha in tutto 20. Va bene, si parte con poco, però arriverà sicuramente molto molto lontano. Nel frattempo, intanto che è lavoro, vediamo un attimo cosa c'è intorno al suo appartamento. Allora, questo è il palazzo dove vive, qua c'è il suo appartamento, invece questo è quello di Mark. Molto carino il palazzo con del verde intorno. Qua ci sono dei servizi pubblici. Poi vediamo un po' cosa c'è. Strade, un sacco di macchine. Qua cosa abbiamo? Visita al bar per karaoke. Bellissima questa città, veramente, guardate, fantastico. Jessica ha finito di lavorare ed è stata promossa a schiava sondaggista. Guadagnerà 7 simoleon in più all'ora per un totale di 23. Ha anche ricevuto il seguente bonus: 141 simoleon, registrati presso un ritrovo. Il suo prossimo turno è mercoledì alle 9. Ah, quindi domani sta a casa. Ah no, oggi è martedì, ok, no. Mercoledì alle 9, quindi domani, solito orario 9:15. Brava Jessica, molto brava. È arrivata a casa, vai pure in cucina, vediamo cosa puoi mangiare. E apri, vediamo cos'hai. Ha variato fra 6 giorni, patatine, ma sì, dai, mangiati, mangia patatine, giusto per sgranocchiare qualcosa, perché comunque sono le 3 del pomeriggio, quindi, anzi quasi le 4, non le facciamo mangiare troppo, perché comunque dovrà cenare fra poche ore. E per quanto riguarda il lavoro, vediamo cosa deve fare. Allora, ottieni 25 follower. Per guadagnare follower usa il computer, per aggiornare lo stato sui social media o condividi immagini nella categoria social network. I sim possono inoltre registrarsi dal proprio telefono dopo aver raggiunto un ritrovo. Incarico del giorno, aggiorna lo stato sui social media, non iniziato. Quindi direi che come prima cosa aggiorniamo lo stato sui social media. Raggiunto il livello 2 di carisma, ora Jessica può rallegrare la giornata dei sim. Ha già ottenuto 25 follower, ha raggiunto il livello 2 di carisma e aggiorna lo stato sui social media, completato. Perfetto, hai fatto tutto quello che dovevi fare, bravissima, fantastico. Quindi per quanto riguarda il lavoro, ha fatto tutto ciò che doveva fare, ora dedichiamoci a trovare l'anima gemella. Trovati un fidanzato, una fidanzata e vai a 2 appuntamenti. Invitiamo... l'aggiornamento del tuo stato sui social media ha ripagato in follower. Jessica ha guadagnato 20 follower e ora ne ha in tutto 40. Fantastico. Volevo far conoscere meglio Mark e Jessica perché comunque ieri si sono incontrati, però non si sono neanche presentati, quindi volevo farli conoscere e volevo farli andare a un appuntamento. Però Mark non è in casa, quindi aspettiamo un po' che torni a casa perché non c'è nessuno in casa. Ho provato a bussare ma non c'era nessuno, quindi riproviamoci, vediamo se c'è qualcuno in casa. No, chiacchieri di chiacchierare, non c'è nessuno, nessuno è disponibile per chiacchierare, ok, non è ancora a casa Mark e non posso neanche chiamarlo perché non si sono ancora presentati, quindi non c'è la possibilità, insomma, di telefonargli. Ho fatto qualche piccolo spostamento in cucina perché le serviva un ripiano libero dove poter versare il piatto appena preparato. E qua prima c'era il microonde, quindi l'ho spostato da questa parte perché prima inizialmente, quando ho sistemato la casa, l'avevo messo nell'angolo, però non funzionava, non riuscivo ad utilizzarlo, quindi l'ho spostato di qua, però poi non c'era nessun ripiano libero e quindi ho spostato il microonde da questa parte e adesso dovrebbe funzionare tutto. Riprendi formaggio grigliato. Ok, io ho il vizio di arredare come mi piace utilizzando un trucchetto per sovrapporre gli oggetti mobili l'uno con l'altro, però poi effettivamente durante il gioco non vanno, quindi ho dovuto fare delle piccole modifiche. È un nuovo giorno, è mercoledì, lei fra alle 9 deve andare a lavorare e facciamole fare colazione. Servi la colazione, uova strapazzate con pancetta. Ok, Mark immagino che non sia a casa, fantastico.
Non so effettivamente se il problema potrebbe essere il fatto che Mark è un personaggio inventato, insomma, creato da me, e quindi in questo momento non sto giocando con lui ma sto giocando con Jessica, e allora non è disponibile. Però prima l'ho visto, è passato, quindi credo che non sia neanche quello sinceramente il problema. Raggiunto il livello 2 di cucina, Jessica ha imparato le ricette delle uova e toast, del tramezzino, delle patatine con salsa e del tacos di pesce. Ha anche imparato un nuovo movimento elegante chiamato aggiunta di combinazione. Brava, brava, brava. Allarme in arrivo, Jessica inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Ovviamente andare al lavoro, altrimenti prendi le ferie pagate e lavora da casa. Ah, lavora da casa! Wow, lavoriamo da casa oggi con lei, dai, proviamoci, vediamo cosa succede. Stato sui social media aggiornato, importa qualcuno 25 nuovi follower, quindi in tutto ora ne ha 105. Bene, molto molto bene, stiamo aumentando piano piano. Ottieni 150 follower sui social network, impara a conoscere i sim al mercato delle spezie, quindi visita il mercato delle spezie e impara a conoscere un sim che non hai incontrato. Cara Jessica, oggi lavori da casa. Che bello lavorare da casa, non mi dispiacerebbe nemmeno a me, sinceramente. L'aggiornamento del tuo stato sui social media ha ripagato in follower, quindi ora ne hai 130, sì, tu devi arrivare a 150, quindi rifacciamo lo social network, aggiorna lo stato sui social media. Ok, naviga su internet, ci sta, e poi aggiorna di nuovo lo stato. Poi dobbiamo andare al mercato delle spezie e conoscere tre nuovi amici. Perfetto, altri 20 follower, quindi in tutto ora ne ha 150, ottimo. Siamo arrivati al mercato delle spezie. Allora, qua abbiamo il nostro amico Akira, che però non ci interessa dal lato sentimentale, quindi presentiamoci a questo nuovo ragazzo, signore. Presentiamoci anche alla barista. Presentazione amichevole. E uno l'abbiamo conosciuto, perfetto. Impara a conoscere anche lui, conosciamolo meglio. Quindi ciao Akira, come stai? Impara a conoscere, non sei il mio tipo, però possiamo essere amici. Impariamo a conoscere anche qualcun altro oltre a loro tre, vediamo se c'è qualcuno in giro. Mark, fantastico, abbiamo trovato Mark, ragazzi, non mi sembra vero. Presentazione amichevole. Ragazzi, io veramente non so come far interagire Mark e Jessica, perché non si vogliono incontrare, non so per quale strano motivo. Quindi presentiamoci a Vivian, presentazione amichevole. Infatti da lui ci va subito senza problemi, mentre da Mark non ci andava, quindi devo un attimo capire come mai. Perfetto, quindi per quanto riguarda il lavoro abbiamo fatto tutto, tutte le assegnazioni che ci hanno dato le abbiamo eseguite, le abbiamo portate a termine, perfetto. Quindi a questo punto direi torniamo a casa. Forse ci siamo, non voglio parlare troppo presto, però ho provato a giocare un secondo con Mark, perché effettivamente ho creato il personaggio, però non avevo mai giocato con lui, quindi forse dovevo semplicemente giocare un secondo con lui, iniziare il gioco vero e proprio. Quindi adesso facciamo play e vediamo se riesce a chiacchierare con Mark. Vediamo, incrociamo le dita, ragazze. Sì, non ci credo, sì. Troppo contento, finalmente. Finalmente. Allora, chiedi della sua giornata. Ecco qua che arriva anche Penny. Chiedi della sua giornata. Cosa possiamo fare? Imparare a conoscere. E rallegra. È felice, Jessica è una sim felice, perfetto. Lui è concentrato, conversazione occasionale. Jessica ha scoperto i seguenti tratti di Mark. È un tipo snob, ma noi lo sapevamo già in realtà. Chiedi della carriera. Dai, le chiavi dell'appartamento, aspettiamo un attimo, spettegola sui colleghi. No, Jessica ha preso che Mark è disoccupato. Ah, è vero, perché non gli ho trovato un lavoro ancora, è vero, è vero. E altre scelte, romantico, subito, chiedi se è single. Jessica ha preso che Mark è single, perfetto. Altre scelte, romantico, complimentati per l'aspetto. Che altro possiamo fare? Allora, vediamo qua cosa mi diceva. Vai a due appuntamenti, ok, andiamo all'appuntamento con Mark. Vediamo se altre scelte, romantico, non c'è ancora. Azioni, no, amichevole, chiedi la sua giornata, altre scelte, spettacolo sui vicini, no. Quindi, romantico, battuta d'abordaggio.
Ok, altre scelte. Romantico. Chiedi un appuntamento. Ci siamo, ragazze, ci siamo. Forse riescono ad andare ad un appuntamento insieme. Forse ce l'abbiamo fatta. Dove possiamo farli andare? Al parco? Direi di no, perché c'è già stato il primo appuntamento con un'altra persona. Palestra? No. Andiamo qua. Aura romantica. Al bar Mirastelle. Che dite? Andiamo qua. Vai. Sono arrivati al bar, sono le 10:30 di sera, quindi non potranno stare fuori troppo tempo perché domani Jessica deve andare al lavoro. Cosa gli facciamo fare? Vediamo un po'. Obiettivo principale: socializza con il sim accompagnatore. Ok, quindi complimenti sincero, ok, e poi nella categoria romantico cosa abbiamo? Stringi, confessa l'attrazione. Chiedi se singolo, abbiamo già fatto, confessa l'attrazione. Ok, siediti e chiacchiera qui. Ok, guardate tra l'altro che bello questo. Ora Jessica può donare in beneficenza online, esercitarsi nelle battute di abbordaggio allo specchio e adulare altri sim. Perfetto, ok. Vi stavo dicendo, guardate che bella. Stoppiamo un attimo. Che bella la location. Che bella la città tutta illuminata. Questo bar è fantastico. Uno dei bar più belli della città, credo, perché veramente guardate. Fantastico, bellissimo, sembra New York, fantastico, mi piace un sacco, è bellissimo veramente, illuminato poi di sera ancora non l'avevo visto. Torniamo da Mark e da Jessica, sono seduti a chiacchierare, racconta barzellette al sim accompagnatore, d'accordo, e racconta una barzelletta sui politici, battuta d'abordaggio audace, ok, e poi accoccolati, mi piace. Altre scelte, romantico, accoccolati. Oh oh, oh oh, non è andata molto molto bene. Allora, rallegra, manda via, discute delle zone di pesca, no, altre scelte, buffo, racconta una storia, racconta una barzelletta sui pinguini perché non sta andando molto bene, vedete, escono i cuori e poi meno meno, quindi non sta andando molto bene. Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato anche quello delle barzellette. Fai conversazioni profonde con il sim accompagnatore. Ok, conversazione profonda. Ottimo, ora dobbiamo farli flirtare un pochettino. Altre scelte, romantico. Fatti avanti, vediamo. Ho paura. Smettila di chiacchierare con gli altri, per favore. Ok. Oh, bene, 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 bene. Guardatela, guardatela. quindi sussurra smancerie, solletica senza pietà. Guarda nel profondo degli occhi. Ci siamo. Stringe, abbraccia. Altre scelte. Romantico. Manda un bacio. Ok. Wow. Bene, lui ha accettato, molto contento. Primo bacio in bagno? Oppure, altre scelte, romantico. Complimentati per l'aspetto, confessa l'attrazione, poi mi manda spinta. Altre scelte, tieni il primo bacio. Proviamo? No, aspettiamo un secondo ancora, dai. Ok, ci siamo, dai, baciamolo adesso. Proviamo a baciarlo, vediamo se ci sta. Primo bacio in bagno. Sia Mark che Jessica stanno dando il loro primissimo bacio. Ok, ci siamo. Perfetto. Bacia appassionatamente il sim accompagnatore. Ok, però non mi sembra il caso di farlo in bagno. Altre scelte, romantico, bacia. Ok, ci siamo. Ah no, bacia appassionatamente. Bacia appassionatamente, chiedi di diventare il fidanzato. Altre scelte, romantico. Bacio suave, bacio ancora perché non c'è bacio appassionatamente. Dai che manca poco, volevo finire tutti gli obiettivi e poi chiedi di diventare il fidanzato. Dai, vediamo, vediamo, vediamo. Lei è molto flirtante adesso, guardatela. Jessica è Mark è diventato il fidanzato di Jessica.
finalmente, sono troppo troppo contenta. Romantico, bacio appassionato, eccoli qua. Quindi per avere insomma la voce bacio appassionato ho dovuto un attimo farli interagire tra di loro, quindi non esce subito la voce, come è capitato l'altra volta con il massaggio, dovevo concentrarmi un po' di più sulla conoscenza e poi sicuramente potevo fargli fare il massaggio in sostanza. Abbiamo fatto tutto, fantastico, non è un vero appuntamento se non c'è una conversazione faccia a faccia, ok? Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo trovato il fidanzato, siamo andati a due appuntamenti, top. Oh oh! Sono le 4 di notte, non ci avevo fatto caso. No, vabbè, aspetta. Come facciamo ad andare via così adesso? Gli diamo le chiavi dell'appartamento? Ma sì, dai, tanto adesso è il nostro fidanzato, che c'è di male? Dai le chiavi dell'appartamento. Si conoscono da un giorno, si sono fidanzati, gli ha già dato le chiavi dell'appartamento. Va bene così. Molto, sta molto, molto veloce. Però stanno veramente benissimo insieme, mi piacciono molto. Pietra miliare completa. Un appuntamento leggendario nell'inventario dell'unità familiare del tuo sim, c'è qualcosa di speciale, il ricordo dell'evento. Allora adesso la mandiamo a casa, abbiamo detto, perché è tardissimo, lei domani mattina deve lavorare, quindi la mandiamo a casa. Jessica è tornata a casa, adesso la metto a dormire perché è veramente tardissimo e domani si deve svegliare. Quindi facciamola andare a letto, è molto contenta, guardatela, è molto flirtante, molto contenta di aver trovato il fidanzato, sapete che lei era alla ricerca dell'anima gemella. Niente ragazzi, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Jessica nel frattempo ha ricevuto l'allarme, un allarme in arrivo, deve andare a lavoro, quindi la mandiamo al lavoro dopo. E è stata promossa autrice di titoli ESCA. Jessica è stata promossa da autrice, guadagnerà 6 simileon in più all'ora per un totale di 29. Ha ricevuto il seguente bonus: 183 simileon, deve rispondere alla posta e condividere delle immagini. Il suo prossimo turno è giovedì alle 9, quindi fra un'ora. Però per questo episodio abbiamo terminato. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di The Sims. Stavo pensando di pubblicare un episodio a settimana la domenica. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere. Inizialmente pensavo di pubblicare un video di The Sims ogni 2 settimane. Però a molti di voi piace, ho ricevuto diversi commenti, quindi magari potrei anche decidere di pubblicarlo una volta a settimana, la domenica. Fatemi sapere se questa nuova idea vi può piacere. E basta, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!